A San Giorgio a Cremano, città natale di Massimo Troisi, la 19ª edizione del premio dedicato al grande attore partenopeo, scomparso nel 94. Il servizio è di Cecilia Donadio. È cominciata sotto il segno dei libri la 19ª edizione del premio Massimo Troisi diretta da Gino Rivieccio. Pagine di scrittura dedicate alla comicità fuori dagli schemi, alla delicata poesia, all'irresistibile maschera del ragazzo di San Giorgio a Cremano andato via troppo presto. Il giornalista Pietro Trecagnoli a fare da trade union tra libri e ricordi in un prologo del premio che fino a sabato a ingresso gratuito snoderà eventi ospiti tra le ville e gli spazi verdi di San Giorgio. Stasera al Parco Troisi alle 21 comicità ma anche musica con il concerto di Andrea Sannino. Domani stessa ora a Villa Vannucchi omaggio ad Alighiero Noschese. Nel weekend il gran finale. Quest'anno il premio in collaborazione con la Federico II prevede l'assegnazione di due borse di studio per autori emergenti.